Un saluto a tutti quelli che stanno vedendo questo video. Oggi farò vedere la preparazione del liquore di mirto, che è un liquore fatto in Sardegna, un liquore sardo. Però qui io vi faccio vedere la versione ligure. A questo punto partiamo con quelli che sono gli ingredienti. Quindi l'ingrediente principe logicamente è il nostro mirto, che raccoglieremo nel periodo di dicembre. La bacca di mirto, questa è la bacca di mirto. Faremo il mirto rosso, perché si può fare anche il mirto bianco. Il mirto bianco viene fatto nel mese di luglio, lo facciamo con le foglie e non con le bacche. E prendiamo le foglie germogliate nuove e poi si mettono in infusione e via. Adesso comunque parliamo del mirto rosso. Quindi gli ingredienti sono mirto, e questo è il mirto, poi l'alcol a 95 gradi, zucchero, e il tocco ligure appunto è l'arancia, la buccia d'arancia. Quello che necessita è un contenitore, in questo caso in vetro, che possa contenere il mirto che andiamo a preparare. All'interno io ci metto anche qualche foglia di mirto, così. Allora, è così. Le bacche di mirto, dopo averle raccolte, le laviamo per togliere qualche impurità di polveri o che ne so, quello che può esserci. Poi le mettiamo ad asciugare una notte, in questo modo, come le ho messe io. Andiamo ad aggiungere il nostro alcol a 95 gradi. Dopo aver versato l'alcol, andiamo a sbucciare l'arancia, perché in questo caso ne mettiamo una. L'arancia rigorosamente naturale, bio, come si dice adesso, cioè, quindi senza nessun tipo di trattamento chimico. E queste sono le arance di Toirano, precisamente, e sono come qualità il Pernambuco. A questo punto copriamo così, canovaccio, chiamiamolo come vogliamo, andiamo a mettere in un posto che sia all'asciutto e possibilmente al buio. Ogni giorno, una volta o due, ci diamo una mescolata così e basta. E adesso aspettiamo di arrivare al 30° giorno. Siamo arrivati adesso alla fase della lavorazione del liquore di mirto, che adesso andiamo a scoprire. Eccoci, adesso andiamo a togliere le foglie e tutte le bacche del mirto che ci sono qua dentro. Ritureremo il tutto direttamente qua dentro nel contenitore. Intanto versiamo nella nostra pentola l'acqua, nella quale poi aggiungeremo lo zucchero per fare lo sciroppo. Giriamo in questo modo
e adesso accendiamo il fuoco. Come avete visto c'è anche qualche zolletta, perché mi mancava per la dose, che è 1,2 kg di zucchero e 1,2 litri di acqua. Ecco, una volta, vedete, una volta raggiunta la bollitura, che si è sciolto lo zucchero, e come vedete ha assunto un colore giallo paglierino, che è dovuto al fatto che io nella quantità di zucchero che ho messo come dose avevo anche dello zucchero di canna, di conseguenza questo colore giallo paglierino è dovuto a quello. Adesso spegniamo e attendiamo che si raffreddi. Ed eccoci qua con tutti i nostri ingredienti e attrezzi. Adesso abbiamo la nostra bottiglia, il nostro imbuto, i filtri di carta, sono filtri di carta che potete trovare nei negozi casalinghi o altro, o ferramenta. E andiamo adesso a versare lo sciroppo di acqua e zucchero. Speriamo di non fare qualche casino. Un pochettino sì, però tutto sommato ce l'abbiamo fatta. Ecco qua. Lo lasciamo ancora, io direi, una mezz'oretta a far sì che si rapprenda bene il tutto. Ecco qua, adesso fra una mezz'oretta incominciamo a versare il contenuto nella bottiglia. Prendiamo il nostro filtro di carta e lo andiamo a mettere così, bene sulla parte, così, in questo modo. Adesso andiamo a prendere il nostro mirto. Stiamo attenti a versare, quindi ci avviciniamo più possibile e lo mandiamo. Questo è il risultato finale. Spegniamo tutto e ha finito di essere. Lo prepareremo per i prossimi tutorial, che farò per tutti. Adesso sono un po' carico perché